Ciao a tutti, oggi per il concorso Cucina da Sogno della Scavolini sono andata a chiedere agli italiani qual è la loro ricetta preferita e questi sono i risultati. Siete curiosi? Cos'è che è fenomenale? Vuoi fare il video? Ah, io devo fare una faccia seria. Devi dirci qual è la ricetta preferita dagli italiani. Allora, la ricetta preferita dagli italiani, senza ombra di dubbio, è la pasta. La pasta col sugo di pomodoro è cucinata dalla Claudia Casalino. Votatela. Qual è secondo te la ricetta preferita dagli italiani? Anche adesso? Sì. La macchina. Ci dica qual è la ricetta preferita dagli italiani. Allora, la pasta di tutti i tipi, è fatta in tutti i modi e la pizza. È un video. Vado a finire su quel video. Su YouTube. Al massimo li guardo io. Facciamo che me lo chiedete a qualche giorno e poi ci penso. Qual è secondo voi la ricetta preferita dagli italiani, così la in chiesa? Pizza. Spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Ma che aglio e pizza, pizza, pizza. Pizza. Spaghetti, spaghetti. No, no, pizza. Sentiamo la, la carbonara. Buona però. No, pizza, la pizza. La carbonara buona. Io dico pizza. Mi piace la carbonara. E qual è la ricetta preferita dagli italiani? La pizza! Le lasagne, sì. Le lasagne con ragù. Sta registrando. La pizza, la pizza, la pizza. Le lasagne, le lasagne. Che la 21ª volta che lo dico. La versione non è italiana. Comunque italiana è la pasta. No, la pizza. La pasta. Ragazzi, no, 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 io preferisco la pizza. Dobbiamo alla pasta, la pizza. No. Vabbè, ma devi rispondere così, quella cosa che ti viene. La pizza. Vai che Giuca fa lo sborone, vieni qui! Dove vai? Mi dà molto tempo di pensarci, però secondo me è una ricetta aspetta che amata dagli italiani, può essere o la lasagna o la pizza. Buono, sì sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. La pizza, col cornicione ripieno. La pizza. Ah, ci manca pizza. La pizza, la pizza, la lasagna, le lasagne, la può essere o la lasagna o la pizza. Col cornicione ripieno. La pizza, la pizza. Pizza. Mi piace la carbonara. Non so come si fa uovo.